Jean Dubuffet, è uno degli grandi artisti della seconda metà del XX secolo, ha un'estetica influenzata anche dai disegni dall'arte nei bambini, soprattutto anche dei malati mentali, dunque da una nuova estetica, da una anticultura, come diceva lui. Questa ispirazione è proprio qualcosa di unico anche nella storia dell'arte, perché in questo momento che l'art brut, come lui l'ha qualificata, quest'arte di artisti marginalizzati, è diventato proprio, diciamo, con Dubuffet un punto di riferimento nella storia dell'arte. E dunque anche in questa prospettiva Dubuffet è proprio un artista rivoluzionario che ha cambiato, anche fissato o sviluppato una nuova estetica. Jean Dubuffet, dopo 5 anni più o meno, riconsidera la sua estetica e continua e cambia anche o mette in questione il suo stile, e dunque una permanente metamorfosi, e questo è proprio una cosa che lo rende anche unico nella storia dell'arte. La nostra retrospettiva parte dal concetto del paesaggio nell'opera di Dubuffet, che è un concetto unico, si può dire, perché Dubuffet ha sempre detto che per lui tutto può essere un paesaggio. Dunque integriamo dei ritratti, anche delle rappresentazioni di corpi femminili, che lui considera come corpi paysagés, dunque dei corpi diventati paesaggio, e quest'idea della trasformazione da un motivo all'altro, quest'idea della metamorfosi, è proprio anche il punto di riferimento di questa mostra, di questa retrospettiva, che ha come sottotitolo Metamorfosi del paesaggio. Lui è anche, come Gauguin, uno che trova la sua vocazione artistica relativamente tardi nella sua biografia, e poi da questo momento, a partire dagli anni 40, poi comincia a lavorare in modo molto sistematico e quasi ossessivo anche. Comincia con delle opere dove si vede di modo molto evidente l'influenza forte che ha avuto il disegno, l'arte dei bambini, diciamo, che un'arte fino a questo momento che era ancora marginalizzato, un'arte che non era proprio considerato come dell'arte. E Dubuffet è sicuramente uno dei primi a aver dichiarato quest'altra estetica come un'estetica che può diventare arte, grande arte anche.